Buongiorno a tutti, io sono Sean e state guardando Salt, il mio canale YouTube che parla di sport e altri argomenti interessanti. Oggi è lunedì in Albis e quindi vi presenteremo la Pasquetta del Podista. Siamo tutti ad Acerra per una gara che si sarebbe dovuta svolgere il 6 gennaio, ma per motivi pandemici è stata spostata, a cercare di smaltire i nostri casatielli, agnelli e pranzi pasquali. Quindi in bocca al lupo a tutti e se riuscite a fare il personale oggi siete dei maghi. Fase di riscaldamento pre-gara, ma mancano veramente pochi istanti alla partenza. Era il lontano 13 ottobre del 1988. C'è stata la voce di Marco Cascone registrata alla partenza, molto emozionante. Dammi un centesimo, dammi un centesimo, dammi un centesimo, dammi un centesimo, se ne rimedio cento avrò, i soldi del prossimo caffè. Dammi un centesimo, dai, dammi un centesimo, dai, dammi un centesimo ed avrò, dammi un centesimo ed avrò. Di Casatiello smaltita nel primo chilometro. Non sono niente, non ho più niente, se non ho niente, non ho niente da perdere. Dammi qualche cosa, dai, non farla egoista, ne hai piene le tasche. Tienti tutto, dammi il resto. Se ti sembra poco, a me comunque mi basta. Trovami uno spiccio, di sicuro ti avanza. Svuotati la coscienza, guarda in fondo al portafoglio, tra le banconote e la moneta che voglio. Dammi un centesimo, dammi un centesimo, dammi un centesimo, dammi un centesimo, se ne rimedio cento avrò, i soldi del prossimo caffè. Dammi un centesimo, dammi un centesimo, dammi un centesimo, dammi un centesimo, se ne rimedio cento avrò, i soldi del prossimo caffè. Dammi un centesimo, dai, dammi un centesimo, dai, dammi un centesimo e davrò, dammi un centesimo e davrò. Forza, dai Antonio, grande Antonio, M60. Forza ragazzi, dai che ci siamo, forza Vincenzo. Ci mangiamo, butti monetine dentro ad ogni fontana, fallo in questa mano che ti porto fortuna. Non mi dare il pane, voglio un pezzo di rame, il cibo che ti avanza tienilo per il cane. Dammi qualche cosa e non ti fare domande, a me va tutto male, a te va tutto alla grande. Dammi un centesimo, 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 se ne rimedio cento avrò. C'è anche la Napoli Nord Marathon che è presente, grande Saviano, eccolo là, dai, schiacciaci quella là. Chiudiamo qui ad Acerra, la grande festa della 33esima edizione, l'arrivo di Ugo, forza Sean, Sean, alta di Costanzo con Antonio Giuliano, forza Napoli, dai, è finita, Ale,
e subito dopo anche Raffaele Guadagni. Ragazzi, siamo sui 45:30, 4:33 per gli atleti che stanno giungendo in questo momento. Forza Peppe! Grandissimo Giuseppe Di Maio, atletica San Marco Evangelista. Dai, dai ragazzi, che non è finita, ultimi metri. Stefano è rimasto colpito dalla generosità del pacco gara, una 10 km ricca, belle premiazioni, e adesso stanno facendo l'estrazione dei pettorali fortunati che vincono altri premi. Non abbiamo ancora vinto, però abbiamo fede. Siamo con Abdelkadir Lamasci, una stella del podismo campano che è tornato a correre su buoni livelli, si è divertito oggi, è la sfida della fede, perché siamo in pieno Ramadan e quindi non ha fatto colazione come abbiamo potuto farla noi in questi giorni. Come stai? Noi che corriamo da piccoli, quindi da tanto tempo, quando corriamo significa che stiamo bene, quando non corriamo significa che non stiamo bene. E poi il vantaggio della corsa è incontrare gli amici che conosce da tantissimi anni, e questo in se stesso già ti fa stare sempre bene. Grazie mille, grazie a te, alla, prossima. Alla prossima, complimenti per la terza posizione. Grazie Sean, grazie. Filomena Palomba in seconda posizione. Francesca Mania ci vince la gara per le donne, un copione già scritto, due compagne di squadra che dominano ormai la scena in Campania. Mentre ci allontaniamo per salutare la gara, abbiamo sentito che stanno premiando gli ultimi di categoria M80, quindi ragazzi eternamente giovani. La gara è stata molto generosa sia con le premiazioni che con il pacco gara. Il nuovo percorso extra cittadino, quindi un po' in campagna fuori dal centro di Acerra, è stato anche molto bello, anche se gli atleti più veloci hanno lamentato troppe curve che li hanno leggermente rallentati. E con questo vi salutiamo, spero che vi sia piaciuto il video, se è così iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao! Questo è il terzo tempo del podismo.